Di fronte c'è la capolista, Cerignola domani sera in uno dei quattro anticipi della 24esima giornata di scena a Castellammare di Stabia contro la regina del girone C di Serie C, fischio d'inizio a Romeo Menti, previsto alle ore 20.45. Non è probabilmente la squadra in assoluto più forte del raggruppamento la Juve Stabia, ma è la realtà che sta sorprendendo tutti, addetti ai lavori compresi, ed è quella che nell'arco delle 23 giornate è stata di sicuro la più costante e ha perso una sola volta nel derby in trasferta contro la Casertana. È una squadra che subisce poco e che dimostra soprattutto di avere una grandissima forza in fase di non possesso, perché comunque riesce sempre ad avere questa capacità tra i reparti di essere corta, di andare aggressiva sull'uomo, e comunque al netto della fase di non possesso va riconosciuto anche un'ottima fase di possesso, visto che comunque davanti ci sono giocatori di qualità come Candellone, come Episcopo, anche in mezzo al campo ci sono Buglio, Leone, quindi è una squadra assolutamente di tutto rispetto che sta facendo, secondo me, un campionato straordinario. Morale decisamente rialzo in casa Cerignola dopo la clamorosa vittoria casalinga contro il Crotone. Successo maturato nonostante una situazione momentanea di doppio svantaggio che sicuramente può rappresentare un nuovo punto di partenza per la squadra di Vantisci, un po' come è accaduto a metà dicembre dopo la vittoria nel derby contro il Foggia. E questo è un percorso di questa squadra che a mio parere va definito come più che positivo. Sicuramente ci sono stati dei momenti di difficoltà, ma questa squadra comunque ha avuto sempre la capacità di rialzarsi. È chiaro che in questo momento può rappresentare comunque la scintilla per fare quel salto di qualità mentale che tutti si aspettano. Il Cerignola si presenta a Castellammare di Stabia con questa classifica, ottavo posto insieme al Sorrento, più 5 sulla zona estranea ai playoff e con una buona dose di rimpianti per qualche punto di troppo lasciato per strada. Questa squadra sta facendo sicuramente un percorso positivo, è vero, ma più e più volte ha dimostrato di avere il potenziale per fare qualcosa in più. Io penso che la classifica comunque in questo momento possa dirsi positiva. Ci tengo a sottolineare due dati. Innanzitutto il Cerignola è il secondo miglior attacco col Picerno dopo il Crotone, e nella classifica dei cannonieri ci sono nei primi 5 posti due calciatori del Cerignola come Malcore ed Andrea che hanno 11 e 10 gol. Il percorso è positivo, sicuramente diciamo ci aspettiamo ancora qualcosa in più nel girone di ritorno, ma sotto il profilo della crescita mentale. Penso che questa squadra sia pronta per fare quello step che tutti ci aspettiamo.